Seconda parte di Agricoltura Veneta, ve la stiamo raccontando questo viaggio delle biciclette legate all'asparago, ai tre asparagi, ovvero l'asparago di Bassano, l'asparago di Badoere, l'asparago di Cimadolmo. Finalmente sono arrivati qui in rotonda Badoere. E allora, com'è andato questo passaggio da Castelfranco a Badoere? Bellissimo, c'è una natura favolosa che se non passi in bici non puoi vedere. E allora andiamo invece a sentire qual è, diciamo così, il polso della situazione per quanto riguarda l'asparago, l'annata di quest'anno. Beh, sta andando bene, abbiamo iniziato con delle difficoltà dovute al meteo, diciamo che adesso comincia a muoversi la stagione. La qualità è molto molto buona anche quest'anno, avendo un prodotto di nicchia e un prodotto marchiato dovremmo avere anche una certa redditività sul prezzo. Non sempre questo ci viene riconosciuto e molte volte noi dobbiamo subire la concorrenza di altri asparagi che purtroppo la GDO mette a fianco e non ci permette di emergere. La sinergia si può avere anche con gli altri consorzi come abbiamo, però dobbiamo averla soprattutto tra produttori degli stessi consorzi, nel senso che quando si va ad affrontare certi mercati bisogna avere una massa critica che ci permetta di affrontare questi mercati che ci chiedono la costanza di fornitura. Abbiamo visto uscire i piatti preparati dalla Proloco. Siamo con il presidente. Presidente, l'importanza del volontariato anche nella promozione di un prodotto come l'asparago? Beh, diciamo che le Proloco, il mondo del volontariato è nato proprio per queste cose, quindi valorizzare il prodotto e nello stesso momento anche il territorio. Quanti volontari, quante persone ruotano e lavorano all'interno della vostra Proloco? Dalle 300-400 persone sicuramente, fra quelli che sono nello stand, tutte le associazioni, tutti i parcheggi, così eccetera, perché non si vedono queste persone, ma sono quelle che poi dopo è la forza per mandare avanti una manifestazione di questo genere. La domanda è, ma chi glielo fa fare? Me lo sto chiedendo da quasi 30 anni. Colpo d'occhio sul municipio qui alla rotonda di Badoere, con il sindaco. Sindaco, ecco, per voi economicamente parlando l'asparago cosa significa? Beh, economicamente parlando significa tutto, perché attorno non solo alla rotonda ma attorno al prodotto principe asparago si è creata una microeconomia zonale attorno alla quale appunto si sono sviluppate attività commerciali, si è sviluppata un'imprenditoria dell'asparago ma soprattutto un'imprenditoria del territorio. Stiamo creando la consapevolezza di una cultura della collaborazione sperando un domani, magari anche in un prossimo futuro non tanto lontano, di vedere finalmente l'asparago di Badoere, l'asparago di Cimadolmo, l'asparago di Bassano uniti in un asparago veneto. Grazie, adesso il nostro Adriano Favaretto. Questa settimana vi voglio parlare dell'albero dei fazzoletti. Il suo nome botanico è Davidea involucrata. La particolarità di questa pianta è che in questo periodo si trova, diciamo, in fiore, ma non sono fiori, sono delle brattee. Perché ve ne parlo adesso? Perché è proprio in questo momento che è in fioritura, passatemi il termine fioritura, con queste brattee bianche che sembrano fazzoletti stesi al sole ad asciugare. Perché ve la propongo? Perché non si vedono molti in giro e quindi potrebbe essere anche un'idea per un giardino diverso. Del resto è una pianta robusta, ama terreni umidi, quindi avete un angolo del giardino umido, piantatela pure, posizione soleggiata, mezz'ombra, ha uno sviluppo 8-10 metri, quindi anche in un piccolo giardino di centinaio di metri sta bene come pianta isolata, non ha bisogno di grandi manutenzioni. È una pianta a foglia caduca. Cosa vuol dire foglia caduca? Che d'inverno, in autunno perde le foglie e così nell'invernata il terreno respira anche, perché lascia filtrare un po' di più sole. Consigli: nei vivai la potete trovare sia a fusto nudo che a cespuglio. Io consiglierei una pianta giovane, di potature non ha bisogno, o se c'è da spuntare, c'è da spuntare qualche rametto che dà fastidio. Ecco un'altra cosa da dire: dovete comunque rispettare i confini, i 3 metri dal confine in pratica, perché la pianta sviluppa a un'altezza 7, 8, 10 metri. Concimazioni, quelle che fate per il prato oppure ci buttate una manciata di stallatico attorno, va bene, importante però che sia una zona umida. Quindi mi raccomando, questa volta non dico fate un buon lavoro, ma scegliete bene.
Allora, arrivati qua a San Biagio, anzi per la precisione a Olmi, sensazioni di questo tour che è passato anche attraverso il centro di Treviso? Piacevole, veramente. Non pensavo che appena fuori città e anche un po' all'interno ci sono delle belle ciclabili, che quindi per il turismo che viene a visitare questi posti sono perfette. Presidente Gasparri, ma perché ci siamo fermati qui proprio a San Biagio? Abbiamo intervisto due tappe intermedie per poter dare un po' di sostegno ai nostri 7 volontari ciclisti che si sono prestati per questo percorso e anche per far conoscere soprattutto il prodotto non solo nei capoluoghi, diciamo così, e quindi faccio riferimento a Bassano, Badoere e Cimadolmo, ma anche altri comuni che strada facendo hanno questa genuinità nel proprio territorio. Noi siamo terra all'80% agricola e quindi i nostri prodotti vanno in giro per il mondo, sono esportati in giro per il mondo. Voi avete investito sulle piste ciclabili anche con la prospettiva di un turismo straniero che sempre di più utilizza la bicicletta. Certamente, dobbiamo pensare che i cicloturisti arrivano da Monaco, quindi partiamo dalla Germania per arrivare qui attraverso la Piave, ci possiamo collegare poi con la Treviso Stiglia, quindi un patrimonio che porta turismo, porta benessere e i nostri valori, le nostre tradizioni e i nostri sapori. Emanuele Pavanetto è il titolare dell'agriturismo che ha ospitato questo passaggio. C'è tanta richiesta da parte della clientela in questo periodo, diciamo in primavera, di asparago? Sì, abbastanza, sicuramente. Noi lo utilizziamo in modo però raffinato, ecco, non nella classica tipologia uovi sparasi, per capirci, però insomma comunque viene ben rappresentato nei nostri piatti. Cerchiamo di fare una cucina e un servizio di qualità. Giorgio, adesso dove andate? Abbiamo finito adesso l'ultima tappa, adesso arriviamo a Cimadolmo. Bene, e noi adesso ci fermiamo invece con Renzo Gatto. Cari amici vicini e lontani, Herodium cicutarium. Il nome è un po' complicato, comunque è una pianta presente in tutte le nostre zone, addirittura può essere considerata una pianta infestante. È una pianta che si sviluppa anche fino a 50 cm, non in altezza, ma in senso orizzontale. Ha dei fiorellini abbastanza piccoli, sono 5 petali e a seconda delle condizioni del suolo e dell'umidità possono variare il colore da rosa tenue a un rosa molto acceso. Perché ci interessa? Beh, è una pianta che contiene tannini, acido ellagico, sali di potassio e altre sostanze. Trova utilizzo in particolare come agente diuretico e emostatico. Una volta veniva proprio usato con impacchi proprio per fermare il sangue. È una pianta utile anche in cucina perché i giovani getti e le foglie hanno un sapore molto simile al prezzemolo. Come si usa? Beh, prendiamo 3 grammi di foglie, ci versiamo sopra 150 ml di acqua bollente, lasciamo 10 minuti in infusione, dopodiché filtriamo e possiamo bere una tazza 2-3 volte al giorno. Perché facciamo la tisana? Beh, perché ha un effetto diuretico e un effetto anche lievemente astringente. Una cosa importante però, siccome può avere anche degli effetti di stimolazione uterina, ecco che le donne in gravidanza devono astenersi dall'utilizzo. Volendo è anche possibile utilizzarla per colorare di verde i tessuti ed i vestiti. In questo caso si utilizza la pianta intera opportunamente macerata. Termino con una curiosità. Il nome Herodium deriva dal greco, che sta a significare airone. Perché? Perché il seme di questa pianta assomiglia molto al becco dell'airone. Tant'è che un nome volgare italiano viene anche chiamato becco di gru o becco di airone. Inoltre, in alcune parti del mondo, la radice viene utilizzata come succedaneo del chewing gum, probabilmente perché pulisce l'alito. Giorgio, arrivati finalmente. Finalmente siamo arrivati, sì, dai. Allora, tiriamo velocemente le somme. Ma sono circa 100 km. Ma cucina di difficoltà, due, facilissimo. Consigli pratici? Io sono andato via con un piccolo zainetto che ci si porta via un impermeabile di sicurezza, qualche pezzo di ricambio, magari anche una barretta energetica, non si sa mai. Quindi si può fare?
Consiglio a tutti, assolutamente sì. Presidente Folador, insomma, siamo arrivati a questo gemellaggio tra l'asparago di Bassano, l'asparago di Cimadolmo, l'asparago di Badoere, in un Veneto che è di 1000 campanili, è già un bel passo in avanti, direi. Sì, ma quello che è bello è che questi passi in avanti di mettere assieme lo fanno le Proloco, che sono legate tutte al proprio campanile, però sanno ormai guardare in avanti e quindi mettersi in gioco insieme con tutti gli altri per valorizzare ancora di più i prodotti. Con gli asparagi lo stiamo facendo e la prossima che stiamo cercando di mettere in piedi, che riguarda un po' tutto il territorio pedemontano veneto, sono gli olli del Veneto. Ci piacerebbe riuscire ad arrivare anche in questo caso a mettere insieme tante iniziative, tante Proloco, tanti comuni, proprio per promuovere questi prodotti tutti assieme. Flavio Petterle, vicepresidente del consorzio, insieme agli altri due in questo gemellaggio, insomma, si riesce a fare un passo in avanti dopo gli anni di distanza? Sì, sicuramente facciamo un passo in avanti. È il secondo anno che abbiamo iniziato questo gemellaggio con le tre denominazioni e il risultato si vede. Lei ha un'esperienza ultra decennale, quasi ventennale all'interno del consorzio. L'accorciare la filiera, cioè arrivare ad esempio al chilometro zero nella vendita, non potrebbe aiutare i produttori e magari incentivare anche qualche giovane ad entrare nel mondo dell'asparago? Sì, potrebbe essere e sarà un'ottima idea, però bisogna saperla coordinare. Allora quindi il consorzio diventa importantissimo. Quello che stiamo cercando di fare è unire un po' tutta la produzione, tutti i produttori, che ci sia sempre questo consorzio capofila e che sia il modello da seguire un po' per tutti i produttori. Grazie, adesso noi ci guardiamo zampettando. Ciao, io sono Barbara Minarelli, siamo qui per la nuova puntata di Zampettando. Noi siamo l'associazione Un Furetto in Famiglia e ci occupiamo di recuperare i furetti abbandonati, perché purtroppo tante persone prendono, lo vedono in fiera, vedono le inserzioni, si portano a casa il furetto perché è tanto carino, è tanto tenero, è tanto bellino e poi dopo non lo sanno gestire. Allora, il furetto, a differenza di quel che pensano molti, è un animale domestico, assolutamente domestico, perché in natura non esiste. Esiste il suo antenato, che è la puzzola europea, da non confondere con la puzzola americana, quella dei cartoni animati, quella con la coda grande che tiene dritta, che puzza tanto. Il furetto è della famiglia dei mustelidi, quindi è parente delle donnole, faine, visoni, lontre, e è un po' un lazzarone, è un po' un berichino il furetto, non è mai fermo, si agita sempre, è un carnivoro stretto, quindi deve mangiare solo carne fresca con ossa oppure crocchette di alta qualità. Il furetto è un animale molto impegnativo e noi come associazione ci occupiamo appunto intanto di fare informazione perché la gente non li prenda con leggerezza. E poi li recuperiamo, li curiamo, li seguiamo e poi li affidiamo a delle nuove famiglie. Il furetto ha dei comportamenti, essendo un mustelide, ha dei comportamenti da gatto e dei comportamenti da cane, ossia gonfia il pelo e soffia come un gatto, però cerca il padrone, è affettuoso come un cane, va a spasso a guinzaglio e quindi insomma è un bel compagno di vita, però molto molto impegnativo. Cos'altro dire del furetto? Che è estremamente curioso e estremamente intelligente. È anche molto determinato, per cui bisogna prima di prendere un furetto informarsi bene e soprattutto mettere la casa in sicurezza. Se uno non ha mai avuto furetti e ha bambini piccoli non è il caso, perché il furetto morde. Imparano subito che nel frigorifero c'è da mangiare, quindi uno apre il frigo e il furetto è già dentro, quindi la lavastoviglie idem, per cui quando si aprono certi elettrodomestici è meglio avere il furetto in braccio o chiuso al sicuro, perché poi sono talmente veloci che uno non se ne accorge nemmeno e rischia di chiuderli dentro. I furetti possono essere di tanti colori, possono essere scurissimi con la mascherina e il naso nero, oppure scuri scuri col naso rosa, vero che potete essere di un sacco di colori.
E quindi, insomma, questo è un bel personaggio. Sindaco Ministeri, Cimadolmo e Asparago, un binomio indissolubile, però bisogna cercare di dare una mano soprattutto ai giovani che vogliono entrare in questo mercato, nonostante, diciamo, le penalizzazioni della grande distribuzione. Cosa può fare l'amministrazione pubblica per sostenere questa economia? Ormai le persone girano per cercare le particolarità. Le amministrazioni dovrebbero fare cartello, dovrebbero fare unire le forze, accedere a finanziamenti che possono essere sia regionali, sia statali che europei, ma in realtà trovare un accordo per come sponsorizzare, ma non solo l'asparago, ma tutti i prodotti, accorciare la filiera, avere una buona ruminazione per il periodo in cui si lavora. E con Lino Bottan, che è un po' lo chef della Locanda da Rosa, che ha preparato il piatto, diciamo, immagine qui a Cimadolmo. Chi viene a mangiare asparagi qui a Cimadolmo vuole piatti gourmet o vuole il piatto della tradizione? 50-50, c'è chi cerca il piatto classico asparago e uova, invece chi si prova un piatto diverso, come può essere la carbonara di asparagi che abbiamo noi in menù, oppure la tartare con gli asparagi in agrodolce, insomma. C'è un po' un misto di queste persone. Terminato il tour, dati i gadget, insomma, terminata la giornata, molto lunga, che è partita da Bassano, parliamo con il vero regista di tutta questa situazione, Graziano Dall'Acqua. Graziano, è stato un test questo. 7 persone hanno dimostrato che è possibile unire un territorio, un prodotto, un'economia. Sicuramente fare quest'unione di 3 prodotti marchiati DOP e IGP, dimostriamo che con i prodotti tipici nostri uniamo un territorio, e secondo me questo è il messaggio importante da lanciare. E poi c'è questo messaggio dedicato al turismo. Il turismo di massa è importante, però il turismo specializzato è molto più importante, e noi puntiamo a questo. Senta, e poi dietro tutto questo c'è un grande volontariato. Va bene tutto quello che fa promozione, ma il volontariato è l'anima di queste cose, e noi ci mettiamo l'anima. Si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. Abbiamo cercato di raccontarvi questo viaggio che è tra lo sportivo, il turistico e l'enogastronomico. Detto questo, essendo la prima puntata del mese, l'ultima parola ce l'ha Morgana e le sue previsioni per il mese di maggio. Noi ci vediamo la prossima settimana. Buona sorte da Morgana del fiume Silente, che se sinca in mezzo a corte, ve conta il futuro e non ve domanda niente. Anca maio se arriva, ma col tempo roverso, è il mese nuovo se ga presenta facendo già qualche brutto scherzo. Una volta a sta ora se cavava via tutto, caldo e maneghette corte se fasia i mestieri. Adesso se arriva il freddo col tempo più brutto, e a grandine ga fatto danni sovide e fruteri. Gaveo visto quanto gran che se anca qua da rente, peso del prosecco che salta fora fin sotto le case. Pecca che invece de mais che ne se sta semena poco o niente, parassicità che non me ha sarà pace. Come c'ha questa bistecca finta fatta in laboratorio, coi allevatori che tira fora a grinta, e l'Europa che la benedisse con l'aspersorio. Par questo il Silme fa notare che il turismo aumenterà anno per anno. Gente che viene qua per benestar in mezzo alla natura e al mangiar sano. E ora, contadini, stai ancora più attenti a pompar vigneti ogni mattina, perché passar con massa trattamenti a gente non viene più a trovarvi in cantina. Guardando il futuro, qualcuno mi domanda dell'orso se io coparà o io manderà lontano di a gente. E il Silme dice che sarà più di qualche discorso, ma che come quei lupi non cambierà niente. Perché a politica, nonostante elezion, se come il gatto pardo sicilian, dir che cambierà tutto con tante innovazioni e poi assar sempre il baston sulle stesse mani. Ecco questo, Morgana, ve s'aiuta. E come una vecchia zia, ve ricorda il 7 a festa del Casone in pastoria. Ve aspetto 4 a 30 di. Ma prima di andar via, non ti smente che vede viva sta vita, sempre con un po' di allegria!